e bentornati sul mio canale. Questo è un video haul. Cosa c'è qui dentro? Che pacco sarà? Questo è We Makeup, per chi non l'avesse mai comprato. Questo appunto è il pacco, molto carino. Guardate che bellezza che è questo pacco. È fatto tutto così, dietro c'è scritto tutto in inglese, sì, ciao ne. È tutto scritto in inglese. E niente, questo pacco è diverso dai soliti che si aprono, che si toglie il coso di cartone nei lati o eccetera eccetera. Questo è molto bello perché si apre in questo modo. All'interno troviamo un adesivo con scritto Wii, olografico, e poi dentro si presenta in questo modo. Ci sono queste carte qua, le togliamo e con mia somma sorpresa, pensavo che, siccome ho comprato una palette già composta, non pensavo che mi arrivassero sinceramente le cialde, ma pensavo che mi arrivavano direttamente appunto la palette completa, composta. E invece no, invece mi è arrivata la palette che è piccola, è quella da mi sembra 9, se non ricordo male, 369, sì, ed è vuota appunto, vedete, con un bello specchio e con la chiusura a calamita. Niente, questa è la Colorful. Dietro c'è i buchi per sfilare le cialde e adesso vi faccio vedere come sono le cialdine. Le apriamo insieme. Allora, partiamo con il colore chiaro e si aprono praticamente open ear. Sì, ho capito. Ok. Mamma mia, ma io dico, ma perché? Cioè, se io ho comprato una palette intera, no? Perché tu me la mandi così? Punto di domanda. Comunque, adesso andrò. Vedete le cialde? Oddio! La cialda chiara si è uccisa. Facciamo così, ragazze. Vado a comporre la palette e ci vediamo. Vedete, si è agganciata perché è magnetica. Vado a comporre la palette e tra 2 minuti e ci vediamo. Eccoci ragazze, ce l'ho fatta, ho composto la palette e questa è la palette che ho comprato appunto di We Makeup già fatta da loro, diciamo, quindi con un marroncino per fare la piega matte, questo rosino chiaro matte, questo rosa qui, questo che colore è? Ma i colori sono molto pigmentati, guardate, questo è un malva viola, c'entra una punta di viola di malva, è un mix, poi c'è un giallo ocra, c'è un oro, abbiamo un rosso con riflessature rosate, abbiamo un color, come si chiamano? I duochrome, questo qua è bianco con le riflessature rosa, vedete? Non so se si vede molto bene. Andiamo a ripassare lo swatch. Sembra bianco, ma in realtà queste riflessature rosate. E poi abbiamo questo colore chiaro qui, tendente leggermente a rosa. No, un beige, perdonatemi, un bianco sporco, un burro, un bianco sporco. Per fare appunto l'arcata sopraccigliare, quindi questa è la palette che ho preso composta già da loro e mi piacevano appunto queste tonalità perché sono le tonalità che piacciono un sacco a me. E quindi questa è la palette. Poi andremo a ricreare un look appunto con questa palette, non adesso, ma andremo a ricreare un make-up con questa palette per vedere appunto com'è come prodotto. Quindi vi saprò dire mentre la uso come mi sembra, come non mi sembra, se la trovo valida, eccetera, eccetera. We Makeup appunto è un marchio che è molto chiacchieratissimo, ma sinceramente non ho visto molti video su questi prodotti, almeno non ci ho fatto caso, non li ho ricercati, però non è che ne sento tanto parlare.
parlare, cioè ne sento, ne vedo parlare, vedo tanta pubblicità su Instagram, ma non vedo, ma non ho cercato mai video su YouTube, quindi sinceramente non so dirvi com'è. Io l'ho presa a scatola chiusa perché l'ho preso col Black Friday, ero curiosa e quindi ho detto proviamoli. Poi ci sono i due rossetti liquidi, c'è il numero 06 che si chiama Newberry qualcosa e il 35. Vi dico i numeri, che poi se voi andate sul sito di We Makeup troverete appunto i numeri e poi anche il nome. Partiamo con lo swatch del numero 06 che è il colore che ho già swatchato e mi piace di più. Sono sincera, lo scovolino è fatto in modo particolare. Guardate un po' com'è fatto. Non è dritto, non è, ma è concavo. Così voi lo appoggerete alla bocca, così, e seguirà la forma delle labbra. Ok, questo è il colore numero 06 ed è il colore che mi piace di più, sinceramente. Questo è il colore che mi piace di più di quell'altro che ho preso. Però purtroppo, vabbè, gli swatch su internet, come vi dico sempre, sono poco veritieri. Quindi, cioè, almeno sembra un colore, invece poi alla fine è un altro. Questo è un bellissimo colore, portabilissimo tutti i giorni. Invece questo è un rosa un po' più bambola, diciamo, un po' più, come si può dire, un po' più, questo è un freddo, invece questo è più caldo. E non ha dentro del malva, ma ha dentro proprio del più rosa. Ecco, lo vedo più per la primavera estate, questo colore qui. Il 35, infatti, lo metterò via per questa primavera, quest'estate, mentre questo è più adatto alla stagione invernale. L'ho preso appunto, come vi dicevo prima, col Black Friday a 9 € e la palette l'ho pagata a 24,90 €. Quindi niente ragazze, questo è lo swatch sulle labbra della colorazione numero 06, si sta asciugando. Ha un profumo molto dolce di, non so neanche, un profumo buonissimo, non so neanche come dirvelo, ha quel profumo che trovate, non so se avete presente nelle fiere, quei profumi lì di dolci. Ecco, ha questo profumo qua, è buonissimo veramente. A me piacciono tantissimo, tante persone non piacciono. E questi sono i primi due rossetti che ho di Makeup Revolution. Si chiamano Ever Liquid Lipstick. Hanno un powder apertura di 6 mesi, sono 5,5 grammi di prodotto, ml, scusatemi, di prodotto. Quindi ragazze, questo è il mio acquisto. Sì, questo qua è decisamente estivo. Questo è più invernale, più da mettere adesso, autunno, primavera, inverno, estate più l'altro. Quindi questo lo terrò a portata, mentre l'altro lo metterò via per quest'estate. E niente ragazze, cosa dire? Proveremo insieme questa palette, ma per il momento ragazze questo è tutto. Vi ho fatto vedere questo video haul e ci vediamo al prossimo video. Ciao make-upine! Ah, scusate, dimenticavo, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a iscrivervi al canale, vi invito ad attivare la campanellina per le notifiche, così vi arriveranno le notifiche, oggi mi incerfuglio, non so perché, ma oggi mi incerfuglio, così vi arriveranno le notifiche quando farò
nuovi video. Vi invito a condividere i miei video sui vostri social e vi invito a venire a trovarmi nel mio gruppo Facebook e vi lascio il link giù sotto nell'info box. Per il momento questo è tutto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao, make-upine!